Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come. La notizia giunta soltanto qualche ora fa è di quelle che fanno male. Per Roberta Morise, ex di Carlo Conti, non c'è stato niente da fare. La bellissima showgirl 36enne ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo verso l'inizio del secolo corrente. Nel 2004 ha partecipato a Miss Italia, posizionandosi quinta al termine della prestigiosa kermesse. Poco più avanti invece, per lei è arrivata una proposta da parte di Carlo Conti che l'ha invitata a prendere parte alle riprese del suo programma I Raccomandati in qualità di corista. Sempre insieme al celebre presentatore, con il quale tra l'altro ha avuto una relazione sentimentale, l'ex modella ha lavorato come valletta all'interno del seguitissimo quiz show di Rai 1 L'Eredità. Lo stesso ruolo lo ha ricoperto per un breve periodo a distanza di molti anni. Lo scorso mese di febbraio infatti, per circa una settimana, la Morise ha vestito nuovamente i panni della valletta. Roberta Morise, l'avventura dell'ex modella è finita. Quest'apostrofo anno Roberta ha partecipato al suo primo reality show della carriera. L'ex modella è partita in direzione Honduras per prendere parte alle riprese della 16ª edizione dell'Isola dei Famosi. Entrata in gioco nel corso della seconda puntata, la showgirl ha vinto la prova del fuoco contro la sua rivale Patrizia Bonetti. Quest'ultima tra l'altro, ha riportato delle gravi ustioni che l'hanno costretta a prendere un aereo per l'Italia, dove si starebbe sottoponendo alle cure del caso. In questi giorni è circolata la voce secondo cui la modella cubana potrebbe aver dato mandato ai suoi legali per chiedere un maxi risarcimento nei confronti del colosso TV. Per il momento Patrizia non ha parlato di questa eventualità, probabilmente perché ancora concentrata sulle terapie da seguire. Durante l'appuntamento con l'Isola dei Famosi di giovedì 7 aprile, il pubblico da casa ha decretato l'eliminazione definitiva dal gioco di Roberta. A quanto pare i telespettatori hanno dato ragione a Lori del Santo, la quale settimana scorsa si è scontrata duramente contro la Morise che, in preda alla rabbia, ha dato alla vincitrice della terza edizione del format della falsa e della stratega. I fans della showgirl nata a Cariati sono rimasti estremamente delusi visto che non si aspettavano un addio così prematuro. La sua esperienza è invece finita qui, con l'amaro in bocca di non essere riuscita ad entrare nelle grazie degli italiani. A partire da lunedì sarà presente in studio, dove ritroverà anche gli altri due eliminati cui nomi corrispondono a quelli di Antonio Zecchila e di Marco Melandri. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.